Juve, squadra di grandi cornuti. Forza Napoli, speriamo che domani riusciamo a vincere. Questo programma automatizzare qualcosa. Vediamo un po'. Ogni volta che fa un video. Caricalo su YouTube, questo significa. Proviamo a creare una nuova toma, si prende da qua, si sceglie se, mettiamo per esempio se, orario, mettiamo, impostiamo come orario, mettiamo per fare una prova, 22, 23 per esempio, 23.05, ok, qua sono 23.05, avanti, di ogni giorno, vuoi vedere la versione? No. Facciamo non ogni settimana. Che cosa vogliamo fare? Possiamo impostare un'altra cosa oppure facciamo impostare un'azione. Impostiamo un'azione. Ogni giorno, ora sono le 23.05, pubblica. Aggiorna status su Facebook. E mettiamo il messaggio. Mettiamo. Buonasera. Buonasera. Ecco qua, mettiamo buonasera, poi fatto e salviamo la toma. Ogni volta, ora siamo in 5 ogni giorno della settimana, aggiorno il mio stato Facebook, buonasera. Ogni volta che sono le 23.05, il programma invia su Facebook un aggiornamento di stato con la scritta buonasera. Bella, vero questo programma? Si possono mettere quante tome vuoi, poi la toma una volta sì, voglio uscire dall'editor, sì, sono sicuro. Una volta che l'hai creata, per esempio, questo l'ultimo che abbiamo creato dovrebbe stare, ne vediamo un po', sta. No, questa è la mia, ogni volta non la vedo la toma, credo adesso che ho del tempo, l'orario è mezzanotte, no? Poi da qua si può anche, in questo modo si blocca la toma, ma così si riattiva. Se io non la voglio utilizzare la blocco così, oppure la riattivo. Semplicemente facendo slash a destra o a sinistra, così. Se ne voglio creare un'altra, clicco sul pulsante più, questo qua giallo, creiamo un'altra toma, facciamo se lo screen, quando accendi lo schermo, invia, che ne so, vediamo, apriamo Maps, naviga, e poi bisogna cercare una posizione di questa, no? Costruisci la regola. Comunque, vabbè. Sì, sono sicuro. Esco da qua. Ecco. Ritorno a schermata principale. Vediamo se troviamo qui l'applicazione. Qui delle barzellette. Prima dopo barzellette. Eccolo qua. Questo l'ho creato io. Sempre Forza Napoli, perciò l'ho messo anche scritto. Forza Napoli, accetta e vai avanti. Mettiamo la barzelletta su uomini e donne perfetti. Chi ha segnato? Fiorentina Juve, ancora 1-0 per la Juve. Eccolo qua. L'uomo e la donna perfetti, c'è un altro uomo perfetto e una donna perfetta, si incontrava siccome la loro relazione perfetta si sposava. Il matrimonio fu semplicemente perfetto, e anche la loro vita insieme era ovviamente perfetta. Un altro di Natale, buio e testo, l'uomo perfetto, la donna perfetta,
Stavo leggendo in macchina, sono stato molto tortuoso. Quando all'improvviso ho notato un'ora della strada, un uomo, io avevo determinato problemi verso i mezzi di trasporto. Siccome era la coppia perfetta, sono in mano in realtà. L'uomo era Babbo Natale, aveva un enorme sacco di regali. Siccome non volevano dare tutti i bambini del mondo la sera di Natale, l'uomo perfetto, l'anno perfetto, si trovava con il Babbo Natale, e presto si trovano a subire i regali. Purtroppo le condizioni della strada e il tempo continuano a peggiorare. Finché l'uomo perfetto, l'anno perfetto, Babbo Natale libero. Un incidente, solo uno d'oro c'è stato capito, quale dei tre? La risposta si trova in alcune righe sotto. Se Babbo Natale e l'uomo perfetto non esistono, vuol dire che al volante c'è la donna perfetta. Questo spiega perché c'è stato un incidente. Tra l'altro, se sei una donna e stai leggendo, abbiamo anche di qualcos'altro, che le donne non fanno mai quello che gli si dice. E ora fermiamo questa registrazione direttamente da qui.